Bella ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Eccoci qua, tornati con uno dei video più attesi del momento. Allora, in questo video, dopo un mese e passa, andremo a vedere la Ceci. Avete capito bene? Io sono contentissimo, i papi di più. Super contento, porca miseria. Sì. È stato un mese lunghissimo. Più ma di un mese. Lungo, ma più di un mese, mi sono sembrati 3 mesi. Però c'è un piccolo particolare. Già, il piccolo particolare è che la Ceci arriva alla mattina alle 5 del mattino. A Milano, ma pensa. Quindi rispetto a casa nostra, un'ora e mezza di strada vuol dire 3:30. 3:30. Partire da qua alle 3:30. Quindi se noi dobbiamo essere pronti alle 3:30, dobbiamo svegliarci alle mezz'oretta prima, quindi alle 3. Alle 3, quindi alle 3 sveglie puntate, Alex. Il tuo telefono, il mio telefono e Alexa. E Alexa, che almeno 3 sveglie dobbiamo averle, sì. Perché svegliarsi alle 3 è un pochettino difficoltoso, una grande impresa. Però se non mi sveglio, svegliami. No, tu, se io non mi sveglio, svegliami, perché qua sarà dura, Saremo due mummie, no? Sì. Che vanno in macchina a Milano. Sì. No? Beh, guarda il lato positivo, almeno non passa nessuna macchina. Ma sì, ma tanto scusami, non passa nessuna macchina, ma tanto tu dormi. Sì, vabbè, dai, ti faccio un po' di compagnia tanto. Allora, ma con la tua compagnia è 5 minuti, dai papi, guarda che tiro giù il sedile. Sì. E poi lui dorme un'ora e venti minuti. Vabbè, allora un'ora e mezza, di cui tu dormi un'ora e venti. Giusto. Appunto. E allora chi è quel bacucco che sta sveglio e guida? Lui. Ecco, hai capito? E anche il ritorno magari, sì. Vero? Allora, però, abbiamo detto, andiamo a dormire alle 10. Entro le 10, le 22. Che ore sono? Guardate che ore sono. Ecco. Qua si vede al contrario, però sono le 10:07. Sono 22:07. Siamo già fuori, sì, da dal minutaggio. Non va mica bene. E siamo ancora vestiti, siamo... dobbiamo ancora lavarci. Sono riuscito a farmi la doccia e tutto, quindi andremo a dormire verso le 11:30. Dormiremo 3 ore. Sì, boh, non so. Vabbè, quindi tu quando vai a letto poi dormi subito? No. Io non c'è che va a letto, dorme subito, scusami. Trovamelo. No, la controllo. Vai lì fuori per la strada e trovamelo. Una controllatina al telefono, bisogna dargli. Infatti. Buonanotte. Le email, Instagram. Instagram. Bisogna guardare anche qualche video di TikTok. Bisogna dare un'occhiatina. Seguitemi su TikTok, Luca.Zanotti, e Instagram, Lucas.Official. Yeah. E lui su Instagram, Marco.Zanotti. Giusto, mi raccomando. Spam. La Lisa non c'è perché non la disturbiamo di notte, infatti. Poverina, dai. Almeno lei, dai. Piccolina, la. Dato che ha disturbato la mia quiete. Beh, io adesso vado a docciarmi e ci vediamo direttamente stanotte. Ok. Per noi passerà qualche ora, per voi qualche piccolo secondo. Sì, siamo degli zombie. Wow. Vi siete spaventati, vero? Abbiamo dormito 3 ore. Diciamo. Sì, 3 ore, alla fine mezzanotte siamo andati a dormire, purtroppo. Tra una cosa e l'altra, mezzanotte, sono le 3:15. Sì, 3:15. Più o meno. Anzi, siamo anche in ritardo. Siamo anche in ritardo. Alle 3:30. Ma non ce la faremo mai. Il volo è puntualissimo, come potete vedere... dalla schermata. Di qua? Sì. Ecco, il volo è puntualissimo, manca 1 ora e mezza circa. E quindi abbiamo 1 ora e mezza di strada, dobbiamo affrettarci. Dobbiamo muoverci. Vabbè dai, allora ci vediamo in macchina. Sì, così tu potrai dormire, vero? Finalmente. Ragazzi, ci siamo. Sì, tutto a posto. Adesso Luca mi farà compagnia per 10 minuti. 10 minuti, diciamo. Beato te. Che puoi dormire. Meno male. Ma io sono bello sveglio. L'importante è che sia sveglio io tra i due. Appunto, dopo io... Sì, ti faccio compagnia tranquillo. Sì, vabbè, te conti come 2 di picche. Che bello, sì, però non c'è nessuno, ragazzi. Mamma mia, che bello, non c'è nessuno. Fantastico, fosse sempre così quando vado a lavorare. Ma ciao. Sarebbe il top. O quando ti si accompagna a scuola. Vabbè, la mia compagnia è finita. No, dai, ma fammi un po' compagnia, scusa, Luca. Perché mi lasci qua da solo guidare così di notte? A parte che è bellissimo guidare. Sì, è vero. Però vabbè, dai, ma hai un sacco di amici con cui fare conversazione, non li vedi? Ma non c'è nessuno, la strada è sgombra, non l'hai visto. Tu non sei la base con le colme per un mango? No. Mango io. Ragazzi, sono le 4:35 e la Ceci è già arrivata, cioè... com'è possibile? Non lo so, c'è appena scritto un messaggio in WhatsApp, sono atterrata, infatti dall'applicazione FlightAware, potete vedere visto. Qua in parte, da qualche parte, sì. Risulta atterrata. Ha avuto una sfiga abnorme. Noi sì, lei è stata fortunata. Lei è stata fortunata. Mezz'ora in meno di volo, però ci dovrà aspettare. Mi sa di sì, più che altro per quello. Poi là in aeroporto sarà tutto completamente chiuso, perché c'è alle 5 del mattino. No, vabbè, tutto chiuso nel senso come negozio.
Sì, quello certo. Okay. Nel senso. Ma l'aeroporto sarà aperto. L'aeroporto, quello sarà aperto. Però dico, i negozi saranno praticamente tutti chiusi. Sì, quello sì, è vero. Almeno un barettino sarà aperto da bere un caffè. Speriamo. Ragazzi, siamo arrivati all'aeroporto. Eccoci qua. Dobbiamo andare a prendere la Cici, che è già arrivata in anticipo. In anticipo. Allora, non sbagliamo, Cioè, la Cici adesso è il controllo dei passaporti e quindi... Quindi dai, siamo più o meno in sincro. C'è il controllo dei passaporti e poi c'è il ritiro dalla valigia. Ok, quindi ci siamo. Dovremmo esserci. Adesso qua c'è il labirinto. Dovremmo arrivare in sincro. Sento che se ci fosse un posto dove comprare una rosa e la compriamo. Infatti. Ieri ci poi ci siamo dimenticati. Oh ragazzi, ma qua è tutto illuminato, tutto bello, ma è vuoto. È vuoto, tutto come deve essere. Cioè, solo lei arriva a quest'ora, scusa, non mi hai capito? Sì, appunto. Ragazzi, abbiamo sbagliato strada, ci siamo fatti tipo 500 metri così, a gratis. Sto tornando indietro. No, ma eravamo già lì, belli che questa tutto. Strada l'abbiamo già fatta, hai capito? Sì, certo, no? A memoria. Ci siamo addormentati, ragazzi. Sono le 5 del mattino qua. Ho capito, però non svegliarci fuori non si può. Comunque alla fine, al piccolo aggiornamento, la rosa non si troverà mai. No, c'è tutto chiuso. Impossibile. Raga, sono le 6:30 e la Cici è ancora dall'altra parte. A saperlo prima, cioè, potevamo dormire almeno due ore in più. Ma fracca, ma... Ed è pure arrivata prima. Figurati te. No. Mamma mia, saperlo, guarda. Però ormai siamo svegli. Quindi... Più... Dormi veglia, dai. Sì, è vero. Non proprio sveglissimi. Però dai, adesso vediamo quando arriverà. Niente. Vediamo un po'. Mamma mia, non ce la facciamo più, l'attesa infinita. Ma so che infinita. Sono emozionato, ragazzi. Dopo più di un mese. È un ingorgo qua. La Cici è arrivata. Mi è sempre terzo incomodo. Come va? È arrivato. Ma che sei emozionata? Parto piango, arrivo piango, no? Ma scusa, una che viene, una che viene dal Ghana con scritto Santa Monica. Santa, cioè, non l'ho mai vista. Sono tornata, Tornata però con le treccine. Voglio vedere le treccine. Wow! Sono ancora fresche, devo sistemarle per me. Ma non ci credo, grazie. Prossima volta vengo anch'io. Anche tu. Sì, tutti i mesi. Non abbandonatemi per piacere. Va bene. Facciamo una vacanzina. Evviva, è tornata la Cici. Ma sì, a caldo. E qua hai sentito che temperatura? Meno un grado. Meno uno. Oh my gosh. Pazzesco. E via. E mio amorino. E il mio lupino. E il mio amorino. E il mio lupino. E il mio lupino. E la Lisina? No, andiamo a dormire. Lisa, svegliati! Che è mattina! Direi che sarà già sveglia quando vedrà questo video. Esatto. Ecco, sono tornata. Dai. Adesso andiamo a fare colazione. Sì, sì, ho una fame, non c'è. Come al solito. Ma scusa, da quant'è che sto registrando? Ma da ieri. Ciao. Da stanotte. Stanotte. Poverini. Ragazzi, la Cici finalmente è tornata. È tornata qua in patria. E siamo contentissimi. No, ma la cosa più assurda, sai che cosa è stata? Ho fatto la coda allucinante per niente. Okay. Perché dovevo andare nel passaporto italiano. Ma io cosa ti ho detto? No. Infatti mi fa, ma scusa, ma perché mi stai costando quello ghanese? Dammi quello italiano direttamente. Ah, ok, va bene. Hai fatto la coda di? Di un, tipo un'ora. 40 minuti. E io le ho scritto, non andare nei passaporti stranieri, vai in quelli, italiani. È tornata la solita pazza. Sì, sono una youtuber. Sono in bagno, sono in aeroporto, devo fare la youtuber, sempre. Sempre. Certo. Ecco, sì, è ben tornata. Grazie, bacino, grazie. Oh, che bello. Bene ragazzi, questo video qua si conclude.
è tornata la Ceci in patria, quindi adesso d'ora in poi i video saranno, credo, quasi tutti con lei, sì, a salvo eccezioni. Esatto, è vero. Mi raccomando, seguiteci su Instagram, io mi chiamo lucas.official. Ah, è vero che hai cambiato il nome, sì, Zuppinolo? Visto? Io invece non mi chiamo Zuppinolo, ma mi chiamo Cecilia Fashion Official. Mi chiamo Marco.Zanotti. E la nostra bellissima Lisa, Zanotti. No, ragazzi, ci vediamo in un altro video. E ciao belli!